là. Che ore sono? Le 10. Vabbè, di notte non dormo mai. Com'è basso questo campanello. Vengo subito! Vengo subito! Chi è? Amici! Amici? Sono tutti morti! L'unico amico vivo è alla casa di riposo e non lo fanno uscire perché ha l'arteriosclerosi. Chi è? Ho detto amici! Amici? Hare Krishna? Testimoni di Geova? Non mi interessa. Alla mia età quello che credo, credo. Chi è? Sono Alessandro. Alessandro? Ah, buona questa. Alessandro sono io. Chi è? Infatti mi hanno messo il tuo nome perché sono tuo nipote, Alessandro. Alessandro? Ma non stai a Londra? Se sono qua non sono a Londra. Se mi fai entrare forse parliamo meglio. Ah già, un attimo. Vengo subito, in piedi, mi siedo e lui si accomoda.
Non ho nulla di rotto. E lui si accomodi, così se ha qualcosa di rotto sente meno male. Ma era sembrato d'entrare in un film di Totò e Fabrizio. Mi venne da ridere, ma mi arrabbiai anche. E mi venne una terza cosa, un'idea. Sai che gli dissi? Mi sono fermato un attimo per dirle che vado al pronto soccorso ad accomodarmi. L'accompagno, non si disturbi, rimanga pure accomodato, c'è giù l'ambulanza. Ho chiesto solo di fermarsi un attimo, ma lei non si scomodi, rimanga accomodato. E com'è finita? È finita che il giorno dopo mi ha chiesto perché, ma sì, domani te lo dico. Mi ha telefonato per dirmi com'era andata al pronto soccorso, e a dirgli che non si doveva scomodare, e poi non l'ho più rivisto. Ma parliamo di te. Che studi vuoi fare? Vorrei scrivermi a legge. E così in 5 anni sarò avvocato. 5 anni? Qui? Speriamo 5 anni. Sai, 4 anni per la laurea. Almeno un anno di pratica. Però non so se mi prenderanno. Se c'è il numero chiuso, se non ci sono più posti, forse dovrò andare a Bologna. Perché c'è una possibilità, Speriamo. Speriamo di no. No, non posso fare una doccia. Sai, mi ha già portato la notte. Certamente. Guarda, quella è la mia camera e quella accanto è il bagno. È una piccola comodità che mi sono concesso. Quella invece... sarà la tua camera. Ma che succede? Oh. Allora. Alessandro, ma è una cosa incredibile. In 2 scarpe piccole così, una puzza così grande. No, non sono scarpe da ginnastica. Queste sono le migliori, sono le Superga. Superga? Anni fa alla Basilica di Superga avvenne una disgrazia. Ci cadde un aereo e ci morì tutto il grande Torino. Superga, la tragedia continua. Moderno, dai. Va bene, vuol dire che serviranno contro zanzare mosche. La luce lì sulla destra. Bagagli. Altro che viaggio da Londra. Sembra la fuga da Alcatraz. Oddio, senti come pesa. Già. Vuol fermarsi 5 anni. Oddio. Leggero questo. Se a quella del piano di sopra le muoiono i fiori, io so cos'è stato. Ma giuro, manterrò il segreto. Ehi là, tutto bene? Sì, grazie nonno. Scusami, sai, ma è successo tutto così all'improvviso che non ti ho offerto nemmeno un caffè. Non ti preoccupare, ho fatto colazione arrivando. Comunque grazie nonno. Grazie nonno. È già la 4ª volta che mi dice grazie, no? Quanti anni erano che nessuno diceva più questa frase? È già quasi 10 anni. Pronto, casa Giusti, chi parla? Ah, Rina, sei tu? Rina, non puoi capire quello che mi sta succedendo. Oh, Rina. Rina, che caffone. Non ti ho domandato niente.
Come stai? Ieri sera avevi la febbre? Ah, Rina, meno male. Allora era un falso allarme. Due aspirine ti ha passato tu. Oh, come sono contento, Rina. Scusami ancora, ti prego. Che mi succede? Rina, hai presente quella camera vuota che c'ho qui in casa? L'ho affittata per 5 anni. Almeno 5 anni. Come? Ero contrario. Lo so che ero contrario. All'improvviso... No, ora mi spiego meglio, Rina. Mezz'ora fa è suonata la porta, sono andata ad aprire. Ti ricordi mio nipote, quello... Brava! Quello che si chiama Alessandro, che vive a Londra, sì. È arrivato qui in casa e vuol fermarsi 5 anni. Sì, vuole iscriversi a legge, Rina. Sì, anche se i bagagli con i quali è arrivato sembrano più quelli di un contrabbandiere, Rina, sì. 5 anni, 4 anni per la laurea, almeno un anno di pratica, e sì. Lo so che è mio nipote, Rina, però... vabbè. Adesso, di là il bagno, si sta facendo una doccia, Rina. Sì, senti, ti richiamo più tardi, ho sentito chiudere l'acqua. Ciao, buona giornata, Rina, almeno per te. Ciao. Che cammina da sola. E chi sei? Il re dei 7 nani? Se con la tua roba sembri piccolo, con la mia scompari del tutto. Oh, ma guarda, sto scherzando, Ti volevo dire che i bagagli l'ho messi là in camera tua. E quella miscellanea di odori impossibili l'ho messa là sulla finestra. Sperando che non mi abbia visto nessuno, perché verrei denunciato per inquinamento atmosferico. Spero tu abbia un altro paio di scarpe. Ce l'ho, grazie. Veniamo di scrittori Walt Disney. I calzini! Oddio! Avanti, Savoia! Oh, che odore impossibile! Come è cambiato il bagno. Ma dove ho messo il detersivo? Ma... Ehi là! Hai messo tutto in lavatrice? Certo! E le sigarette? Come? Guarda, i documenti li ho messi là sul mobilino. E le sigarette? Le sigarette? Sì, le avevo nel taschino della camicia. E ora sono nel taschino della camicia, dentro la lavatrice. Vuol dire che serviranno come deodorante per i calzini. Comunque non preoccuparti, Alessandro. In camera mia, nel comodino, ho un pacchetto intatto di stop. Sono lì da 12 anni da quando ho smesso di fumare. Te lo regalo volentieri. Pacchetto intatto da 12 anni? Chissà il tabacco. Poi hai detto che si chiamano? Stop. Appunto, stop. Vanno bene i semafori. Comunque non preoccuparti, non altro in valigia. Non mi dirai che dentro a quei sacchi si nasconde una valigia vera? No, volevo dire che dentro lo zaino ho altre 2 stecche di sigarette. Lo sapevo. Alla dogana sei arrivato con lo zaino sulle spalle e le stecche di sigarette dentro come i contrabbandieri, Le stecche di sigarette si fanno con gli scellini. Scellini? Però, parli bene l'italiano. Non usi parole strane a certi inglesi. Complimenti. Conosci bene, se suo padre, sai che carattere ha? In casa, come al ristorante, fra di noi dovevamo parlare solo italiano, perché ci ha sempre detto di non dimenticare le proprie radici. Questa frase me la diceva sempre mio padre. Io l'ho detta al tuo, lui l'ha detta a te. Così si tramandano le cose, sai? Vabbè, nonno, io vado all'università per l'iscrizione. So già dove vi sto arrivando. Ce la fai a tornare per 1:30? Ti faccio mangiare all'italiana. No, mi viene un'idea. Se permetti oggi andiamo a mangiare fuori. Papà mi ha detto di portarti alla baita. Andiamoci oggi, dai. Ma no, devo farmi tutto. Sono entrato in bagno solo per far partire la lavatrice. Dai, ti aspetto. No, mi devo fare tutto. Poi mi deve arrivare anche una telefonata importante. Vabbè, ti richiameranno. Anzi, sai cosa fare? Chiamerai tutti al ristorante. Ma no. Ma dai, che ti aspetto. Dai. Ma no, dai. No. Ma che terremoto! Speriamo sia una scossa di assestamento e torni presto tutto come prima! Nonno, rispondo io? No! Potrebbe essere la telefonata che stavo aspettando. Pronto, Casa Giusti, chi parla?
Ah, sei tu? Sì, sì, Dario. È arrivato, è tuo padre che chiama da Londra. Ci siete riusciti? Stamma mi c'ho una papera. Sì, sì, è sorpresa, è riuscita, bravo. Sei proprio diverso da me, Dario. Fossi stato nei tuoi panni, io avrei avvertito chi si preparava a ricevere un ospite. Così chi si preparava a ricevere l'ospite si poteva organizzare. Ma tu, lo so. Senti, Dario, stai chiamando da Londra, non vorrei spendersi troppo. Mi sto preparando di corsa perché vuol portarmi a mangiare fuori ospiti tuoi. L'ha detto la baita, sì. Senti, bacia mia Agnese e ti passo tuo figlio. Ciao. Papà, ciao, sono Alessandro. Tutto bene, sì, tutto bene. Mi sembra che abbia un carattere non facile. Stai tranquillo, me l'hai già detto, è un burbero buonissimo. Sì, ho capito. Se lo dici tu, prima ci fermiamo alla baita, prima ci fermiamo all'università e poi andiamo a mangiare alla baita. Certo. Mamma, ciao. È una bellissima giornata. L'avventura è incominciata. Sì, sarò il bastone della sua vecchiaia. Speriamo. Sì, mamma. Sì, mamma, l'ho preso il maglione di lana, sì. Sì, mamma, sì. Va bene, mamma, ciao. Salutami tua madre. Tanti saluti dal nonno. Sì, ciao, mamma. Sì, mamma, sì. 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 Sì, ciao. Sì. Via, ciao, mamma. Via, ciao, mamma. Oh, sì, mamma, sì. Sì. Ciao, eh. Sì. Sì. No. Sì. Via, ciao. Ti risaluta. Via, ciao, mamma. Oh, sì, sì. Sì, mamma, sì. Ciao. Via, ciao, mamma. Oh, via, ciao, mamma. Via, mamma, ciao. Oh, sì, mamma, sì. Via, ciao. Via, ciao, mamma. Via, ciao. Via, ciao, mamma. Via, mamma, ciao, dai. Sì, sì. Via, ciao. Oh, via, ciao, mamma. Oh, via. Ciao, ciao. Via, ciao. Via, ciao, mamma. Via, ciao. Scusa un attimo. A Londra avete cambiato indirizzo? No, no, perché? Sentivo che dicevi sempre via, ciao, ciao. Come sto? Bene. Ho capito i gatti. Che c'è? Oh, credevo di avere una scarpa slacciata. Ho capito i gatti. Per la prima volta in vita mia. Possiamo andare? Certo. Ma che c'ho? Niente. Non mi spaventi. Oddio. Dopo di te. Grazie. Ma nonno, occorrono proprio tutte queste mandate. Certamente. Non vorrei mi entrassero in casa da tutta l'Europa mentre siamo fuori. Troppi. Ah, bucatini alla matriciana, perfetti. E questo non arriva. Oggi solo 35 minuti di ritardo. E a me la pasta scotta fa schifo. Non siamo mica a Londra dove la mangiano con la marmellata. Eccolo, eccolo. Presto, già in tavola, fai alla svelta. Permesso? Buongiorno. Che vocina hai messo su? Tipica del ritardatario pentito. Veramente è sempre stata così la mia voce. Mi scusi, sono una studentessa. Oddio, mi scusi lei, signorina. Venga avanti.
Sa, per pagarmi gli studi porto tanto mio omaggio nelle tavole. Desidera? Desidera lasciarle questo. Mi scuso per ora, ma sai, inizio sempre dopo l'università. Oh, non si deve scusare. Campioni omaggio, signorina. Non è che poi ti arrivano libri che non puoi più rifiutare. Perché sa, una volta accettai un campione omaggio, da quel giorno, libri. Sa come ho fatto per interrompere la catena di Sant'Antonio? Dopo l'ultimo libro ho aperto la finestra, preciso sulla testa del postino, proprio tra capo e collo. Come per magia non mi è più arrivata nemmeno mezza dispensa. Lei penserà che noi vecchi siamo dei rompiscatole. E penso che lei abbia ragione. Ma lo sa perché? Ci hanno fregato tante volte più di voi che quando arriverete alla nostra età sarete come noi. Signorina, quasi quasi l'inviterei a mangiare. Ho fatto dei bucatini alla matriciana. Così farei un piacere a lei e un dispetto a mio nipote. È sempre in ritardo. Io la ringrazio, ma ora devo andare. Grazie di nuovo. Va bene, signorina. Arrivederla. Arrivederla. Buona giornata. Okay. E questo non arriva. Ma sai cosa faccio? Io mangio. Ma perché devo sempre aspettarlo? Sarà lui a mangiar freddo. Preciso. Bellissimo. Buonasera. Buonasera. Questi giornalisti nuovi. Comunque tutto come una volta. Io la pasta e il telegiornale. È finita. È finita la pace. Eccomi. No, no, arrivo presto. Arrivo. Avanti maestà britannica. E che è successo? Mi scusi, sono ancora qui. Sono caduta per le scale. Se non c'era suo nipote a fermarmi, forse andava anche peggio. No, le presto un po' di ghiaccio. Un po' di ghiaccio? Quasi quasi le metterei i bucatini sopra. Ormai sono freddi. Questo frigorifero si muove un po' troppo. Alessandro, fai tu che io mi chino male. Bucatini all'alcol denaturato. Come ti senti? Credo meglio. A proposito, io mi chiamo Francesca. Già, piacere, Alessandro. E questo è mio nonno, Alessandro. Piacere, signorina, l'avevo già vista prima. Ragazzi, che ne direste da assaggiare due bucatini freddi, eh? Vabbè, di nonno, ti ho già detto di comprare un forno a microonde. A Londra papà lo usa spesso. Ma io, signorina, i forni a microonde non li capisco. Il primo forno a microonde lo vidi in casa di conoscenti. Lo sa, l'avevo sbagliato per un televisore. Mi misi lì davanti, mentre giravo un po' lì. E rimasi a guardare. Dopo 5 minuti facendo la figura del grosso pollo esclamai: 5 minuti che gira questo polletto, quanto sarà costata la pubblicità al galletto hamburghese? E il padrone di casa sa che mi disse: fra un minuto togliamo dal televisore il protagonista e ce lo mangiamo. E io per cercare di salvarmi dissi: meno male che non è Magalli, mi sta sullo stomaco. E adesso io devo andare, non vorrei disturbare oltre. Ma tu non puoi andare via così. Ma devo andare, sono già in ritardo. Ti accompagno io, prenderemo un taxi, sono qua sotto. Magari ci fermiamo anche un pronto soccorso. Speriamo non serva. E poi la vediamo andando verso casa tua, dai. Ok. Signorina, tenga. Grazie. Mi scusi, sono proprio riuscita a rovinare il pranzo. Non si preoccupi, signorina, l'importante è che si rimetta alla svelta. No, non ti preoccupare per me, mangio tosto fuori e poi torno a studiare. Va bene. Auguri, signorina. Grazie. Freddi.
diceva spesso, un digiuno ogni tanto fa bene al fisico. Sì, sì, farà bene al fisico, ma fa tanto male al morale. Fai piano, Alessandro. Credo si sia addormentato. Si è addormentato. Senti come ruffa. La febbre è altissima, 39,8. Ma te l'immagini se era da solo? Meno male ci sei tu qui con lui. Che ti hanno detto in farmacia? Mi hanno detto che può essere pericoloso. Se la temperatura sfera 40, sarà bene portarlo all'ospedale. C'era neanche un dottore. Mi ha detto che con una febbre così alta può avere delle convulsioni o addirittura la meningite. Comunque mi hanno dato le stesse medicine che aveva detto il nonno e che ha fatto bene a prendermi due insieme. Però ci vuole del tempo prima che faccia un effetto. Ma scusa Alessandro, perché non l'hai messo a letto subito in camera sua? Perché qui c'è il televisore, poi non pensavo che si aggravasse e che venisse un febbrone così alto. Quando si sveglia portiamolo nel suo letto, ci sarà più comodo. Ma chi ce la fa a portarlo nel suo letto? Ma lo vedi quanto è grosso? Ma in due dovremmo farcela. Ma sei matta, con una febbre così alta diventa un peso morto. Cosa stai riprendendo? O gli sta avvenendo una paralisi? Però la mano è verde e anche la faccia mi sembra verde. Ma dai Alessandro, ha la febbre. Lo so, però per me se ne sta andando. Alessandro, un po' di rispetto. Oh, finalmente una voce amica. È una. Ancora fuori. Da quando ha comprato quella motoretta non sto più tranquillo. Forse avrà accompagnato a casa prima Francesca. Ma fuori a questo. Avevano detto andiamo a una festa studentesca, una festa vaiana. Vedrai nonno, ci divertiremo, eh! È una festa di pomeriggio. Di pomeriggio alle una di notte dovrebbe essere finita, eh? Ma che succede? Alle una di notte? Ma chi può essere? Saranno quelli del terzo piano. Fanno il loro comodo ad ogni ora del giorno e della notte. Che c'è? Domani finiamo tutti sui giornali. Vecchia Sequoia, vuoi farti un goccetto? Come ha detto? Vecchia Sequoia, vuoi farti un goccetto? Vecchia Sequoia. Vecchia Sequoia sarà una sua conoscente. Ma dove l'hai raccattato questo qui? Da un po' di tempo in questa casa fa buca. Mi scusi Francesca, non volevo dire a lei, mi perdoni. Non si preoccupi, non si deve scusare. Mi permetta di regalarle questo? Ma che cosa fa Francesca? Ma perché non va qualche volta a ballare? Lei è un uomo eccezionale. Adesso so perché Alessandro è così simpatico. Assomiglia a lei. Assomiglia a me. E questo che continua a comportarsi così educatamente, mi vuoi dire chi è? Pensa come piccolo il mondo. Stasera è una festa della scuola. Chi ti va a trovare? Chi ti voglio trovare? Un mio amico americano che viveva a Londra. Sono lieto di presentarti, Derek. Derek. Piacere. Diciamo, piacere, lei non poteva che essere americano, eh? Mamma mia, come tardi? Già alle 1:30, domani non c'è.
ce la faccio ad alzarmi. Allora prendo il tuo motorino, ok? Certo, te l'ho detto io, stai attenta. Le auguro tanti sogni d'oro. E anche io a lei, Francesca. Senta, perché non mi fa un piacere? Sì. Appena arrivata a casa, ci faccio uno squillo di telefono, eh? Sì. Così staremo tutti più tranquilli. Via, nonno, ma cosa dici? Cosa dico? Allora, Francesca, non telefono. Vuol dire che se le capita qualcosa, la leggeremo domani sul giornale. Ma comunque, per favore, stia attenta. Va bene, va bene, buonanotte. Buonanotte, le auguro tanti sogni d'oro anche a lei. Grazie. Arrivederla. Ciao, è stato un piacere conoscerti. Anche per me, ciao. Io me ne vado in camera mia. Non bere, ci pensa lui anche per te. E soprattutto non accendete più quell'attrezzo infernale. Va bene? Ok. Mi posso accomodare? Come ha detto? Posso accomodarmi? Hai sentito, Alessandro? Posso accomodarmi. Si spacchi pure dove le pare. Buonanotte. Alex, che vuol dire? È un po' crazy? È un po' matto? No, no, è una lunga storia. Siediti, siediti. Perché non è rimasta Francesca? Ho trovato della roba buonissima. No, no, per lei è tardissimo. Lei fa l'università e lavora. Ok. Come usavano i miei tempi. Non sapevo fossero tornate di moda. Durante la guerra ci facevamo le sigarette con il fieno dei cavalli. Una tosse da cavalli. Se ci ripenso mi ritorna la tosse. Non fumare un po' con noi? No, no, ma non eri già andato a letto. Sono uscito per andare in bagno. Qui si consuma tutto, eh? Via qua. 12 anni che non fumo più, ma di fronte a una sigaretta dei miei tempi. Durante la guerra, quando riuscivamo a trovare una sigaretta vera, ci sembrava Natale. Quanto tempo è passato, quanti ricordi. Non ci pensare. Sarà meglio. Stop! Le conosce? Thank you.
andata via, eh? No! Alessandro, vieni qua! Alessandro, ma quell'aquila l'ha portata lui, eh? Via! Via! Aspetta un attimo, vieni qua. Ma il tuo amico americano è già ripartito? Non vuole ancora qui, perché? Perché è uno strano. Uno che va in giro bevendo whisky a Carcanella a quella maniera. Ma soprattutto che va in giro con l'aquila. Oh, le aquile sono pericolose, sai? Hai visto come mi guardava? Con quegli occhi iniettati di sangue, quell'apertura alare, e mi puntava a me. Ma cosa ridi? Guarda, te l'ho già detto, sono pericolose le aquile. Quando ero ragazzo vidi un'aquila portarsi via un agnellino. Un agnellino? Tu non sarei mica un agnellino, casomai tu sei un abbacchio. Abbacchio? Ma come ti permetti di parlarmi così? Vabbè, nonno. Comunque l'aquila è in camera mia, ha dormito tutta la notte con me. Ciao! L'aquila è ancora in casa, eh? In camera. Guerra! Dove sei? Non stai dormendo a letto? Dove sei andata? Hai fatto il nido nell'armadio? E anche nel cassettone non ci sta. Che se ne sia andato in bagno a farsi la doccia? Già volata dalla finestra, ma se se n'è andata poco mi importa. No, sull'albero non c'è, sarà già volata verso le Alpi. È là che devono stare le aquile. Ma guarda questo fucile, più di 20 anni che non spara un colpo, ma guarda, neanche un po' di ruggine, perfetto, intatto.
cosa vuole quella del condominio di fronte? Ma cosa urla? Non la posso sentire! Ma che... si è messa le mani nei capelli? Guarda com'è corsa in casa! Si è chiusa dentro, ha tirato giù addirittura la serranda! Eina! Come l'ho spaventata! Riesco ancora a far paura? Vabbè, ti rimetto nell'armadio. Pronto, Casa Giusti, chi parla? Come? A che ora fa ambulatorio il dottore? Scusi, signora, ma il dottore le ha detto che fa ambulatorio qui in casa mia. Ah, non è per lei, no, ho capito. Ha il canarino tutto gonfio e me lo vuol portare. Me lo porti, signora? Vuol dire che io in cambio le do un'aquila. Non so se le entrerà nella gabbietta, ma ci farà un figurone, signore. Cafone ignorante! Ma signora, ma è lei che ha sbagliato numero! Sono io che ho sbagliato a rispondere! Ma ci vada lei! E meno male che era una signora! Ma pensa te! Si sono fermati proprio qua sotto. Stanno guardando proprio verso di me. Chissà che sarà successo. Sarà quello del quinto piano. Sarà rimasto chiuso un'altra volta in terrazza. Ma perché non fa cambiare la serratura? Chi è? Chi è? Chi è? Presto, apro, polizia! L'abbiamo visto che era la finestra col fucile. Apro, sfondiamo la porta! Sfondare la porta? La polizia qui in casa mia? Ehi, ma che fate? Venga con noi, non faccia furbo. La portiamo in quest'ora. Eccolo! È ancora armato, presto, panetta, panetta! Portiamolo via, venga, venga! Che vergogna, no? Passare per un killer. Tremendo. Il bounty killer delle casalinghe. E non prendermi in giro. Però hai ragione a dire che vergogna. E pensare che quando sono andato in pensione mi hanno dato la medaglia d'oro per i 35 anni di fedeltà al lavoro. E c'era anche scritto ad un uomo onesto e giusto, Alessandro Giusti. In mezzo a tutti i delinquenti, in manette, avevo un ladro accanto, mi ha detto, con codesti fiori è già esposto. Cos'è stata una pallottola vagante? Che gli dovevo dire? Ma io ai poliziotti e al commissario gli ho raccontato tutto, lo sai? E mi hanno capito. E mi hanno anche detto che l'aquila la cercheranno loro. Solo che io non ho capito loro quando hanno detto che alla mia età succede spesso di vedere le aquile. Per me era la prima volta. Pensavo che poteva succedere tutto questo per una cane. Non ho capito. Come hai detto? Pensavo che poteva succedere tutto questo per una canna. Canna? Ma qui non si parla di pesca. Ma di caccia. È grossa. Vabbè, nonno, io vado a studiare da Francesca sperando che non mi chiamino i carabinieri.
Ciao, stasera fai il bravo. Rambo. Rambo? Ma che m'hai preso per un rambambito? Meno male sei in casa, Rina. Non puoi capire tutto il dramma che mi ha... Sì, cerco di calmarmi, Rina, certo. Te lo prometto, Rina. Va bene. Che mi succede, Rina? Ieri sera Alessandro si è portato in casa un amico che conosceva a Londra, un americano, una persona stranissima. Pensa che è entrato in casa bevendo una bottiglia di whisky. L'ha scolata in un attimo, Rina, sì? Ma la cosa peggiore è che l'energumeno è entrato in casa con un'aquila. Ma che imbalsamata, viva! Una bestia incredibile, vedessi degli unghielli enormi. E appunto cercava di ghermirmi, sì. Una cosa impossibile, Rina, davvero. Ah, una paura, Rina. Stamattina, mentre gli davo la caccia col fucile, all'americano. No, all'aquila! Già, lo sai che ho sempre fatto pasticcio. Mentre le davo la caccia col fucile all'aquila, sì, sono andata alla finestra per vedere se era sull'albero, sai questa? No, e non c'era. Uno del condominio di fronte, indovina, ha chiamato la polizia, ha detto: mi voglia sparare, quel vecchio là mi spara. Sì, sono venuti e mi hanno arrestato, Rina, davvero. M'hanno ammanettato e via. Una vergogna, Rina, sì. Con la vestaglia da casa m'hanno portato giù. Ti vedessi? Avevo anche dei fiori. No, quello te lo spiego un'altra volta. Sì. Una vergogna, Rina, sì. Tutti quelli del condominio a guardarmi m'hanno buttato dentro la macchina. Sono rimasto incastrato. Sono un po' grosso, lo sai, no? E gli sportelli sono un po' piccoli. Fuom! Poi sono partiti in questura, vedessi, con tutti i delinquenti. Sì, una vergogna, Rina, lì con loro. Rina, ho voglia di evadere. No, non è che sono ancora in questura. Ma no, mi hanno rilasciato, hanno capito, Rina. Hanno detto che il fucile me lo ridaranno casomai. Hanno trattenuto solo quello, sì. Certo, lo dicevo, Rina, ho voglia di evadere, perché vorrei cambiare un attimino aria. Rina, perché non ce ne andiamo questa sera a cena io e te, solo in una trattoria in campagna? Eh? Rina, perché non organizzi tutto tu? Oh, Rina, grazie di esistere. Come mi fa bene la tua voce, Rina. Grazie davvero. Sai cosa faccio? Io provo a dormire un paio d'ore. Mi svegli tu più tardi. Oh, grazie. Come sto meglio appena ti sento. Ciao, Rina. A più tardi. Ciao, cara. Ciao. E chi è adesso? Chi è? Chi è? Sarà David! David? Non è che ha qualche viperotto in tasca, eh? Ah già, ma se non apro come faccio a saperlo? Come hai detto? No, chiedevo se per caso non ha qualche viperotto in tasca. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, Alessandro Junior. No, è andato a studiare da Francesca. Allora andrò a trovarlo da Francesca. Ho l'indirizzo. Hai visto, signor Alessandro? È proprio una bella giornata. Forse per lei. A me sono capitate di tutti i colori. Scusi un attimo, eh. Pronto, Casa Giusti, chi parla? Arrivati. Come? È
venuta tua figlia, è arrivata adesso. E allora? Ha portato la bambina e la riprende domani. Oh, ma no, non me la prendo, Rina. No, no. Vabbè, vabbè, escono loro e i nonni rimangono in casa, certo. Ma no, penso soltanto, Rina, che questi nipoti riescono proprio a rovinarci la vita. Ma sì, Rina, scusa. Rina, non posso parlare adesso. C'è l'americano, Rina. Ha visto che mi inquadri? Rina. No, no, non ce l'ha l'aquila, no. E neanche dei biberotti in tasca. Gliel'ho domandato, Rina. No. Non ha nemmeno dei cuccioli d'aquila. Non ha, sono un gilet, sì, sì. Sì. Senti, Rina, fammi un piacere. Se fra mezz'ora non ti ho richiamato, chiama la polizia, Rina. Va bene che sono grande vaccinato, ma se ne vedono tanto al telegiornale, sì. Sì. Va bene, Rina. Cercherò di stare tranquillo, d'accordo. Ciao, Rina, ciao. Sì, fra mezz'ora mi raccomando, ciao. La tua vecchia, furbacchione. La mia vecchia è una cara signora che frequento nipoti permettendo. Posso farle una domanda? Prego. Lei è qui in Italia perché commercia in animali esotici? No, sono qui perché vendo programmi di informatica. Ma perché ti interessano tanto gli animali? Ne stai cercando uno in particolare? No, 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 no. Era una semplice curiosità. Ciao Alessandro il Grande. Arrivederla. A proposito, ti dica un fattorello che fa molto ridere negli Stati Uniti in questo periodo. Oh, me lo dica. Ho tanto bisogno di ridere oggi. Sai qual è quell'animale che si trova da tutte le parti? Oh, non so. L'aquila. L'aquila? Perché? La, qui, la, ciao! Non so perché, ma ho proprio l'impressione che l'abbia detta apposta per prendermi in giro! Le 11:30. Oh, è passato in un attimo, eh? Il tempo a tavola non passa mai. Forse per questo, Reggo, ci passo delle ore a tavola. Sei una vecchia quercia resistente. Qui tra piante e animali? Lei deve essere proprio un ecologista, eh? Un verde di certo. Chi protegge la natura vuol salvare il nostro domani. Chi l'ha letto su cioccolatini? Simpatico. Ma che ti pare che Davide difende la natura? Lui pensa ai computer. Il mio massimo sarebbe un computer fra gli alberi. E magari vicino ai rovi. Perché? Per vedere se le riesce di trovare una spina. Che battutaccia, sto diventando come lui. Senta, David, ho visto che lei ha gradito molto il mio risotto con i funghi, eh? A me piacciono i funghi, specialmente quelli velenosi. Mi fanno morire. Ha voluto subito pareggiare, eh? Ma perché non ci ha detto, non ci ha avvertito prima di questa battuta? Avremmo preso un antiveleno, Piuttosto, Davide, ma non ha una ricettina americana facile da preparare? Sì, ce l'ho la ricettina. È quella del panino superiore o panino imperiale. Voi americani solo panini, eh? Ma questo è eccezionale. Va molto in America questo panino, ma è di origine irlandese. E allora me la dia questa ricetta.
Si prende un panino, si taglia in due, si spalma sui due lati il burro di arachidi. Poi Marmite, che è una pasta nera piccante. Poi sopra si spalma del formaggio forte, che è come il vostro gorgonzola. E per fine, un bello strato di... Si può viaggio. Vabbè ragazzi, fatemi sparecchiare, va. Non mi dispiace che sono male. Non mi dispiace, Francesca, anzi la ringrazio. E sai cosa facciamo noi? Portiamo giù la nettezza. Intanto mi fermo qua sotto al vetrino che chiude sul tavolo per le sigarette. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Che succede? Un fatto del genere va immortalato. Da quando è arrivato in Italia è la prima volta che porta giù la nettezza. Scusate un attimo. Siete pronti? Ma che cosa sono queste scariche? Pronti? Oddio. Francesca. Che foto importanti, sciccherie di famiglia Giusti, con macchina fotografica della prima guerra mondiale, revisionata della seconda, cingolata Giusti. Attenzione può esplodere, scendere dei rifugi, scendere dei rifugi. Prendi in giro. Ce l'ha l'autoscatto quella cosa? Certamente. Allora facciamo una foto tutte e quattro insieme. Ma non so come fare per la posizione, il cavalletto mi si ruppe anni fa. Durante i bombardamenti. Potrei metterla sulla tavola, ma per noi tre sarebbe troppo bassa. Per te andrebbe benissimo. Posso dire la mia? Certamente. Io metterei una sedia sul tavolo, la macchina sopra, credo dovrebbe bastare. E credo che lei abbia ragione. Quando c'è una donna in una casa, trovo una soluzione logica per tutto. Presto, mettetevi in posa, ragazzi. Sì. Dove volete? Siete pronti? Alessandro, mettiti dietro a David. Mi metto io dietro a Francesca. Già verrò mosso. O verrò di schiena. Sorridete, ragazzi. Pronto? Forza, vai. Fatta. Non si può generalizzare, è come tra noi ragazzi, c'è quello in gamba e quello poco buono. Ma tu davvero credi che lui possa fare un viaggio con me fino a Londra? Ma lo sai che sono quasi 10 anni che non vuole più viaggiare? Yeah. Mi sembra più giovane di tanti altri suoi coetanei. E poi, con te, ne sarebbe orgoglioso. Certe avventure fanno sentire particolarmente vivo. Certo sarebbe divertente, ma te ne immagini. Perché ridi? Te ne immagini il nonno con lo zaino e il sacco a pelo. Dormire in qualche campeggio, meglio nei boschi, basta un'orsa, lo vede, se ne muore ve lo rapisce. Sai, non ho le zacche a pelo, l'orsa lo vede così peloso, quel bello orzone. Così ogni volta che cade un sasso, un semplice ramo davanti alla caverna, sentirebbe una voce provenire dall'anfratto. Qui caverna Giusti, chi è? Tu scherzi sempre, mi ha già fatto un film. Ma stai tranquilla, ti pare che il nonno verrebbe col zacco a pelo nei boschi, con le aquile che ci sono. Come sei bella. Mi sento proprio bene quando sono con te. Mi manca un paio di pantaloni. Signor, è giusto
che si sente a suo agio. È a casa sua. Sa come mi sento a mio agio? Ormai è fatta. L'acqua! Lo porto in camera mia. È quasi alla fine. Mi venisse sete durante la notte. Vabbè, buonanotte. Non cambia nulla, nemmeno a mezzanotte dintorni. Non ti guardi solo la radio, cambia canale, forse cambierà qualcosa. Ma cosa vuoi che cambi? Anche a Venezia sono pieni di canali. Ma non cambia mai nulla, quando è acqua alta, è acqua alta. Senti piuttosto, ma non doveva venire David a salutarci? Parte domani, vero? Parte domattina all'alba. Se ha detto che veniva a salutarci, stai tranquilla, arriva. Ma deve preparare tutto, non è semplice, deve portare via tutto. Eccolo! Lascialo, vado io. Dai! David, sei tu? Ok, Sari. Gli hai detto di prendere l'ascensore? Sì. Oh, io non t'ho sentito. Eccolo, ha fatto come ha voluto, hai visto? Ciao a tutti e due, è per l'ultima volta. Ma non mettiamo limiti a possibilità future, David. Ho poco tempo, è incredibile tutta la roba che ho accumulato qui in Italia. In più, c'è anche quella di Londra. Meno male va tutta in aereo. Va tutta in aereo? Allora ci sarà un posticino anche per un mio ricordo. David, t'ho conosciuto con una bottiglia di Barbo. E ti regalo una bottiglia di Barbo. Ti saluto con questa. Grazie, grandfather. Grandfather? Che è un altro albero? No, vuol dire nonno. Grazie, nonno. E permettimi di lasciarti un mio piccolo ricordo. Questo è il mio portafortuna da quando ero ragazzo. Te lo regalo volentieri. È un dollaro d'argento. Come vedi, da questa parte c'è un'aquila. Che è il simbolo degli Stati Uniti d'America. Ma secondo me è anche il tuo simbolo. Sei una vecchia aquila fortissima. Lo sapevo. L'aquila sono diventato io. Grazie, David. Ma pensa che... Come strano. Pensa che io mi sono affezionato a te e quasi ti odiavo. Lasciamelo dire, ma quando arrivasti in casa con il whisky e l'aquila... Fa buon viaggio, David, eh? Ragazzi, vi lascio. Chissà le cose che avrete da dire. Senti, solo una cortesia. Appena arrivi, ancora prima di far dogana, glielo dici, scendi dall'aereo, un attimo, chiamo in Italia, Alessandro Giusti 1 e 2, eh? E ci dici come è andato il viaggio, ve lo prometto. Ciao, buonanotte ragazzi. Ah, dio al pilota di guidare piano, eh? Ma che stupido, vai in aereo, digli di guidare come vuole, eh? Oh. Mi dimenticavo la cosa più importante. Good night. Hai visto? Piuttosto hai sentito? Good night. È giusta la pronuncia? Sto prendendo lezioni di inglese. Non avevo detto nulla nemmeno ad Alessandro, volevo fargli una sorpresa. Così quando tornerai faremo una conversazione in inglese io e te. E anche lui, perché è più londinese che italiano. Va bene ragazzi. Ok? Dai, mi piaccio. Ciao. Ciao davvero. Allora tutto pronto. Parti. Parto. Vorrei dirti una cosa, ma ti prego di ascoltarmi un attimo. Forse nelle prossime ore penserai molto male di me.
ma spero che più avanti, nel tempo, forse potrai capire, anche se non accetterai. Come sei strano? Proprio alla partenza devi parlare a Rebus. Ho capito qualcosa. Ti puoi spiegare meglio? Non me la sento. Forse sono un po' vigliacco, però sappi che ti considero un amico. Ciao e scusa. Aspetta. Ciao, preferisco così. Troppo emozionato. So già come va a finire. Mi scriverà una lettera di 10 pagine dagli Stati Uniti. No, non me la legge adesso. Vieni, entra. Francesca, che ci fai a quest'ora? Devo parlarti. Dimmi. Alessandro, sto per partire. Qui partono tutti. E manca solo che il nonno esca dalla sua camera e mi dica: me ne vado, parto. Come parti, Francesca? Via con te. Come? Sì, hai capito bene. Parto con lui. So che non comprendi, ma ti ricordi? 2 giorni fa mi dicesti: sei più fredda con me. Se c'è qualcosa che mi porta di noi, dimmelo. Ed io te lo dico con 2 giorni di ritardo. La nostra freddezza ha un nome. Devi. Non ho nulla da rimproverarti. Purtroppo, da parte mia, non c'è più quell'attrazione che ci ha fatto unire. Se David non partiva, avrei cercato di fare più chiarezza dentro di me. Ma non c'è tempo. E io ho deciso. Parto con lui. Spero che non mi odierai. No. Scusami. Saluto a venire il nonno. Non ce la faccio. È un uomo straordinario. So già che questa mia decisione farà soffrire moltissimo anche lui. Mi scriverò una lettera. Ma credetemi, comportandomi così, mi sento più onesta. Ciao. Gli stessi fatti con gli altri, ma qui ci sono anche gli stessi nomi. Don Russo. Ma come mai Don Russo? È strano questo.
pensa sempre. Non sa mica. Ma cosa sto pensando? Lo sapevo, è uscito. Chissà in che condizioni tornerà a casa. Quanto avrà bevuto? Ma poi perché fuori a quest'ora? Alle 3 di notte c'è in giro tanta brutta gente. Ma dove è andato? Oddio, sarà sentito male in bagno. Credevo fossi uscito. Ma sai che ti dico? Come siamo belli. Grazie a tutti i nostri collaboratori e soprattutto grazie.